ritorno alla normalità veloce? Beh, diciamo che tutti gli indicatori sono che questa sarà una buonissima stagione estiva. Stagione estiva che, nonostante quello che stiamo vivendo in questi giorni, c'è ripresa ulteriore. Noi adesso chiuderemo il mese di marzo, chiudiamo il mese di marzo con meno 35-37% rispetto al 19 a Venezia, però è già un positivo, cioè ogni mese che passa recuperiamo sempre di più. La stagione estiva, che è la stagione più importante per tutti gli aeroporti, è partita domenica scorsa e, come dicevo, la capacità è lì. Poi adesso, se questo circolo virtuoso rimane, dovremo recuperare e arrivare a quello che puntiamo durante il periodo estivo, recuperare circa l'80% di quello che si operava durante il periodo estivo. Sì, ovviamente, chi più che meno. Ovviamente a Venezia, e questo lo aveva già detto il nostro presidente all'epoca, Venezia soffre di più, se vogliamo chiamarlo soffrire, perché ovviamente questo aeroporto dipende molto sui voli di lungo raggio, no? Per cui l'intercontinentale ritorna, perché quasi tutto il Nord America torna, per cui adesso col mese di aprile e maggio ritornano New York, Toronto, Montreal, Dubai stava già operando, Philadelphia, Atlanta, Newark, il JFK, per cui tutto l'intercontinentale ritorna, però ovviamente quello che era l'indiretto, cioè quello che erano i passeggeri che transitavano via Francoforte piuttosto che Parigi, ancora non siamo ai livelli pre-pandemia. Meno 35 su marzo è Marco Polo, meno 38 Marco Polo, siamo a meno 35 su Treviso, Verona anche lì a 35. C'è anche in meglio saluti per farci un rapporto tra quello che vi aspettate quest'estate e quello della scorsa estate nei tre aeroporti? La scorsa estate ovviamente non fa testo. 2019 la media era di circa 1 milione di passeggeri da giugno ad ottobre, speriamo di arrivare, come accennavo prima, attorno a meno 20, meno 25 nel picco massimo del cittadino. Sui tre, sì. 800.000 non sui tre, quello era Venezia, però le aspettative sono per tutti e tre gli aeroporti di tornare a Venezia. C'è un dato su Verona e Treviso, come faccio un pezzo sull'estate? Se chiami l'abbonanometro, ora non farmi dire numeri che non ho in testa. Cos'è che non ho capito? Treviso? Quindi vengono spostate le tratte da Treviso o no? No, certe tratte sono state spostate, che ha aperto capacità per nuove tratte a Treviso, per cui l'assoluto di Treviso in termini di passeggeri non soffre, anzi Treviso cresce, Treviso recupera più in fretta di quello che recupera Venezia, però è semplicemente con nuove destinazioni. Nord America quando aprono JFK? Tutti, il primo volo sul Nord America apre attorno al 15 di questo mese e seguono tutti fino ai primi giorni di maggio. Sono basi in apertura anche a Treviso, Verona, uno di 40. Sì, basi abbiamo appena aperto Ryan a Treviso, per cui Treviso tendenzialmente sta già operando a regime. Verona, la base di Volotea, si è rafforzata, c'è una forte crescita a Verona da altri vettori, ma deve aspettare il 5 che c'è la conferenza del nostro presidente, se no prendo. Certo, grazie. Ci mancherebbe. Scusi, posso io che sono arrivato tardi? Per l'archivio nomi e cognomi. Sono Camillo Bozzolo, direttore commerciale del Gruppo Sali. Allora, Ryanair apre una base all'aeroporto Marco Polo di Venezia, come è nato questo accordo, quali sono le conseguenze per l'aeroporto, per lo scalo? Vuole che riparto? Sì. Allora, dopo le facciamo altre domande. Sì. Allora, la base di Ryanair all'aeroporto di Treviso, che nasce adesso, fa parte di una relazione con Ryanair che va da tantissimi anni. Vale la pena ricordare che una delle prime
destinazione di Ryanair in Italia fu addirittura l'aeroporto di Treviso. Noi a Treviso abbiamo aperto una base lo scorso estate, col 1° giugno, a cui Ellie Wilson accennava prima, due aeromobili ai quali si aggiungono i tre che vengono basati adesso da Veneto. Questo permette di avere una capillarità superiore non solo su destinazioni servite da Ryanair come basi, per cui che era quello che avevamo prima, cioè tutti i voli che Ryanair ha operato dal nostro sistema aeroportuale storicamente erano da basi loro che venivano a Venezia o a Treviso o a Verona. Avere le basi qua permette di servire meglio e di agganciarsi a quello che sono i bisogni del territorio, cioè mercati che sono specifici per le nostre aziende, per il nostro turismo, per quello che si chiama VFR, cioè visitare amici e parenti. Mi viene in mente Charleroi, che è un altro degli aeroporti dove noi abbiamo una presenza, ci sono forti legami. Avere la base permette di usufruire proprio di queste tratte. Ecco, si può poi specificare anche Venezia e Treviso insieme. Diciamo che noi le previsioni per quest'anno, che sono già state discusse assieme al nostro amministratore delegato e anche al nostro presidente, noi puntiamo a cercare di ritornare il prima possibile a quello che era il 2019, no? L'anno base. A questo anno base, dove Venezia rispetto a Treviso è un po' più lenta, proprio perché Venezia storicamente dipende tantissimo su quello che sono i voli intercontinentali, cioè noi siamo un aeroporto, che un territorio che ovviamente si esprime moltissimo in termini di business travel, però è anche un territorio che è molto molto importante, siamo la prima regione dei visitatori esteri in Italia, di conseguenza finché i visitatori non tornano, Venezia arranca magari più di qualche aeroporto che è più fondato su quello che è il traffico domestico o outbound. Per cui la ripresa la stiamo vedendo, al momento lei accennava il discorso di conflitto o quello che è il caro carburante, ad oggi non si è visto, non ha impattato, ovviamente il caro carburante impatterà, certe compagnie aeree hanno già annunciato incrementi su quello che erano i vecchi fuel surcharges, per chi se lo ricorda, 2012-2013, quando il prezzo del carburante era molto alto, le compagnie aeree stanno mettendo le mani avanti. C'è da dire però che tantissime compagnie aeree, la stragrande maggioranza, fanno quello che si chiama hedging, di conseguenza comprano in anticipo il carburante e se questa situazione non va troppo a lungo dovrebbe rientrare in tempi relativamente stretti. Ecco, a livello di personale la situazione com'è? Lì ovviamente il personale va in linea di quello che l'ha ripresa. Al momento stiamo facendo aspettative estiva è un meno 20%, per cui dovremmo riprendere e prima si riprende. Sì, sì, diciamo che tutto ciò che è un onere aumenta quello che è la tariffa media che una persona è disposta a pagare. Per cui non penso che sia il determinante, però ovviamente fa parte di tanti componenti che alla fine determinano quanto una persona sborsa per visitare un altro posto. Ecco, parliamo di freddi numeri di primo trimestre di quest'anno rispetto all'anno scorso e rispetto al 2019 intanto. Bene, diciamo che rispetto all'anno scorso ci piace vincere facile, siamo sui 400% in più dell'anno precedente, avevamo Treviso chiuso, avevamo Venezia con grossissime difficoltà, siamo partiti con una Omicron che ricordo ha iniziato attorno al periodo di Natale, per cui il primo mese
cioè il mese di gennaio ha concluso le ferie natalizie in modo molto positivo, ma poi c'è stato un periodo di fiacca che è durato attorno a 2-3 settimane, era un meno 40%, cioè eravamo a un 40%, per cui un meno 60% per il mese di gennaio, poi progressivamente ha cominciato a crescere. E invece le previsioni per quest'anno, per tutto l'anno? Guardi, previsioni non li do dal 2019, perché è meglio... Cioè noi, però diceva che per l'estate... L'aspettativa è di recuperare fortemente rispetto al 2019. Volo intercontinentale, parte in primis il Canada, con Toronto e Montreal. Importante il fatto che Air Canada quest'anno serve Venezia con Air Canada Mainline, cioè non la versione low cost di Air Canada, ma proprio Air Canada, perché c'è fiducia nel mercato. Stati Uniti, New York segue subito dopo, per poi chiudersi con il volo d'Atlanta attorno al 10 di maggio. Ecco, di ritornare un po' di numeri nello specifico per quanto riguarda invece Treviso. Treviso, come dicevo, stiamo recuperando meglio di quello che sta recuperando Venezia. Treviso era un aeroporto che nel 2019 ha fatto circa 3 milioni e 3 di passeggeri. Non dico che arriviamo a 3 milioni, ma non dovremmo essere troppo lontani. E questo ovviamente grazie a Ryanair. Grazie.